Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo qui con l'ottimo tiro challenge. Ci tengo a dire che non ho copiato questa sfida da Dexter, perché so che Dexter l'ha già fatta. Semplicemente sono stato invitato a farla da T-Rex, se così si può dire. Mi ha sfidato quando l'ha fatta lui sul suo canale. Io vi lascerò qui sotto in descrizione il link della sua Ottimo Trio Challenge. E quindi mi ha sfidato. Lui non vi dico se ci è riuscito o meno. Oggi comunque ci proveremo noi. Quindi vi dico subito che il mio sfidante sarà Rudy Zlatan, quindi nomino te per quest'ottimo trio challenge. Allora, il regolamento ve lo dico subito, ragazzi, consiste nel fare due partite e segnare massimo e segnare minimo 3 gol da fuori area. Se il gol avviene da dentro l'area, bisognerà quittare e anche se ne avevi già fatto un altro nella stessa partita da fuori area, verrà annullato perché la partita finirà 0-0. Quindi tu quitterai, perderai, ma la cosa importante è che verrà considerato come uno 0-0, quindi se avevi già segnato un gol, ripeto, tornerai a 0. Allora, la squadra che ho scelto è questa, con Neuer in porta, difesa 3 con David Luiz, Vertonghen e Boateng, a centrocampo Fabregas, Stotts assieme a Schweinsteiger, a destra Willian, a sinistra Royce, davanti Jackson Martinez, Stotts e Van Persie. In panchina invece ci sono James, Lewandowski, Pogba, Nainggolan, Mané, Record-breaker, Wilshere e Terry. Perché ho scelto questi giocatori? Allora, ho provato a dare più intesa possibile ai giocatori che avevo nel club con un tiro migliore. Quindi chiaramente in porta Neuer, perché ha un grandissimo tiro, lo sapete, no? Però al di là di Neuer abbiamo, diciamo, tutta la squadra è formata su questo criterio. Quindi è chiaro che l'intesa non è 100, però ho cercato di dare il massimo dell'intesa a questi giocatori, appunto. Infatti in panchina non ho scelto a caso questi giocatori, sono quelli che avevo nel club con un miglior tiro. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo direttamente in campo per andare a sfidare la sorte. Te l'hai trovato? Sì, l'ha trovato. Ma che cazzo stai a dire? Mamma mia, un po' di ironia, porca puttana. Ma l'ironia tua madre? Te lo ripeto, è mia zia. Tua È tua zia. zia? È tua zia, è tua madre e tua zia, fa due lavori. No, tre, perché manca la. Oh, ci ha trovato questo avversario dopo un'ora e mezza, adesso la gara bestia per tutta la. Dai, ha trovato l'avversario, c'è riuscito. No, ma vaffanculo. Che maglia te devi mettere, frate? No, non ci credo. Mamma mia, okay, ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Ci avevamo le maglie uguali, stai zitto, perfetto. Fuori onda, incredibile. È la Madonna! C'ha più tots lui di me. Ma lui li ha comprati, io sono sicuro che li ha comprati tutti. William, dietro, Van Persie, attenzione. Può provare Van Persie. Mamma mia, l'ho vista dentro. William, prova col sinistro, William, deviazione, mamma mia, sta per entrare. La deviazione vale, non lo so sinceramente, eh. Dai che si esce, sta scattando William, bella sta palla. Provalo anche al volo, William, Madonna Dio. Se ne segna, scommettete la prima azione segna, scommettete la prima azione segna. Meno male che in porta c'ho lui, perché, occhio. Mamma mia, concentrati, dai, che poi non è importante perdere o vincere, l'importante è segnare. Occhio al contropiede, occhio al contropiede. Gol. Vabbè, 1-0. Ci sta, dai. Cerca questo cambio di gioco intelligentissimo. Infatti la palla arriva a destinazione. Schweinsteiger va sul sinistro. Schweinsteiger al limite. E quando tiri? Non c'ho parole. Un altro contropiede. Ho capito che possiamo perdere, ma non è che mi dovete prendere la lettera. Infatti. Complimenti, ragazzi. Quando dico dobbiamo vincere, però non mi ascoltano. William. È il tuo momento, William. Lo vede col destro. Oddio, che gol! Oddio, che gol! Oddio, che gol, ragazzi! E arriva ora! Arriva ora il primo dei tre. Arriva il 45esimo della prima partita. Che golasso di William! Che golasso di William! Boing! Bravissimo, bravissimo. Dove gliela va a mettere? Il numero 7. Un gol pazzesco. Un gol da favola, un gol che rimarrà negli annali della storia del calcio. Bello Royce, puoi anche provare da lì?
invece preferisce Van Persie col sinistro. Mamma mia, l'ho vista dentro. Perché non entra sta palla? Grande Vertonghen, vai Rooney. Perché non sterzi però? C'hai veramente la classe di un pesce morto 2 anni fa, poi resuscitato grazie alle sfere del drago e poi morto nuovamente perché Johnny Banana gli ha fatto un culo così. Occhio. Sanchez. Vabbè. Sì, però regà, cioè non vi impegnate troppo, vi vedo troppo sciupati sinceramente sta partita. Bel contropiede, vai contropiede tattico con Rooney. Vai Rooney, sta partendo, Rooney, vai da solo, vai, che tanto sei un coglione, sei. Ah, vai, segna, fenomeno. Se porta, io non ci topo comunque. Royce può provare anche da lì, Royce, poi si accentra, però andare con il destro, De Gea in angolo, forza, raga. C'è l'unica partita in cui non riesco a segnare da fuori, segno sempre pure di tacco da fuori area. Poi James, oddio, gol, no, questo non può averla parata, non può aver parato sta palla, raga. Non può aver parato sta palla, poi De Gea, ma di che stavo a parlare? Bene, sti cazzi dell'intesa. Allora, abbiamo cambiato 3 giocatori, ovvero James, Pogba e Jackson Martinez, che chiaramente fa intesa con James, ma FIFA non lo calcola, perché no. Quindi, non possiamo migliorare l'intesa manco per niente, quindi direi di lasciare così e andare direttamente in partita. La sua formazione è la Madonna, vabbè, questa però mi preoccupa di meno di quella di... questa in realtà non troppo meno di quella di prima. Vabbè, che poi alla fine mi preoccupa, l'importante è se c'è il portiere, stavo dicendo, l'importante è che non c'è il portiere forte, il portiere è buggato, perfetto. Olè, grandissimo, ci è cascato proprio tanto, Bene, 1-0 subito. Si comincia alla grande con il suo contropiede tattico, Aguero, Kane, gol. Guardate come siamo scoperti, gol. Vabbè, ho persi. Oddio, si era fermato, James. Prova, bello, sto tiro, hai caricato tantissimo. Sono down. Pogba! Uccidete! Vai da solo, James! Lo devi fare! Non l'ha fatto. Vai sul sinistro, James, questo è tuo, James! E perché non prendi la porta, però? Dai, però! Guarda quanti buchi di me. Non ci credo, si è fermato. Vabbè, dai. Dai, sbrigati, madonna. Grande Pogba. Vai, James, ottima finta, James. Tira da lì e non entra. Non arriva manco in porta. Manda qualcuno. Dai, Royce, dai così, 5 minuti, siamo ancora vivi, Marcone Royce, dai raga per favore, siamo con un attacco totale in 5 minuti, potrebbe essere storica, in 5 minuti, e lui, c'è dentro Jackson Martinez, al limite, può tirare, ma che cosa fai? Devi tornare indietro. Che down. Non è finito, dai, raga, insistiamo. Perché poi Williams è spostato a sinistra, che sarebbe esterno destro. Royce può provare ancora da lì. Royce. Oddio, Royce. Marco Royce. Segna il terzo gol. Che gol di Royce. Alla fine ce l'abbiamo. Ragazzi, mamma mia, sembrava ormai finita, invece in 5 minuti cambia tutto. Adesso segnami pure altri 10 gol, non me ne può fregare di meno. Finendo, partita che finisce, ce l'abbiamo fatta, incredibile, non ci credevo più, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Mamma mia, che sofferenza, faticaccia, ma l'abbiamo completata sta sfida. Comunque, finisce qui sia la partita che il video. Io ringrazio Direx99 per avermi nominato quest'ottimo tiro challenge che siamo riusciti a completare alla faccia di Dexter che non ci è riuscito. Quindi io, come ho detto all'inizio del video, nomino Rudy Zlatan e quindi, caro mio, starà a te provare a fare questa sfida che è veramente difficile. Devo dire, è molto difficile, sapete perché? Perché comunque io di mio sono abituato a segnare gol da fuori.
Infatti i tiri che ho fatto non erano a caso, sapevo più o meno come poter impensierire i portieri. Poi non è facile perché uno che è abituato a fare tanti gol da fuori è abituato, come nel mio caso, ma chiaramente quando non forzato, quando tu sei forzato a fare gol da fuori devi fare solo quello, chiaramente ti inibisci, come si suol dire. Ma al di là di queste stronzate, ce l'abbiamo fatta, quindi vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su per questa sfida. Come ho detto troppe volte, nomino Rudy Zlatan. Noi ci vediamo con i prossimi video, se non siete già iscrivetevi al canale. Bella.